ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video. Come vedete oggi c'è qui un ospite speciale. In realtà chi di voi mi segue già su Instagram già sa cosa andremo a fare oggi, perché lui è qui. Mi tocca. Oggi ho mangiato sushi. L'ho obbligato a mangiare sushi che a lui non piace. Oltretutto siamo al mare, l'ho obbligato anche a fare il video e quindi direi che il regalo per il nostro anniversario me l'ha già fatto. Giusto? Sushi e video, eh? Esatto, perché quando voi vedrete questo video sarà il 20 di giugno, ovvero il giorno del nostro anniversario. 7 anni insieme, perché bene sì, sono 7 anni che domani staremo insieme. Facendola breve, ho deciso di festeggiare questi 7 anni insieme facendo il cosiddetto video boyfriend tag. Io non so manco cosa sia, però... In realtà credo che molti di voi l'abbiano già sentito, comunque già visto magari video su questa tipologia, perché in tantissimi su YouTube stanno facendo questo tipo di video. E quindi ho detto, beh, visto che è il 20 di giugno il nostro anniversario, perché non farlo anche noi? E quindi ho preso le fatidiche 30 domande che faccio, le fatidiche 30 domande da fargli in occasione dei nostri 7 anni, quindi cioè è tanto tempo che stiamo insieme, quindi vorrei che lui rispondesse a queste domande in modo corretto. Alla fine del video vi propongo di scrivermi nei commenti la vostra votazione se secondo voi ha superato il test di questo boyfriend tag. Quindi iniziamo il video e andiamo alle domande. Premetto che lui non sa assolutamente le 30 domande, cioè 3 secondi fa mi fa: ma posso sapere le domande? E gli ho detto ovviamente no, cioè questo è il bello, che lui non sa le domande che gli farò. Bello. Lui non sa le domande che gli farò, quindi è tutto in diretta. Quindi prima domanda: dove ci siamo conosciuti? In conservatorio. Quale? Il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ok, dove? Erano le prove di una produzione, Rigoletto, e ci siamo conosciuti nel coro. La cosa bella è che lei era vestita da uomo. Sì, esatto. Seconda domanda: dove siamo andati al primo appuntamento? Al primo appuntamento abbiamo fatto un aperitivo con dei nostri amici in centro Milano. Giusto? Ma il nostro primo appuntamento da soli? Io ho catalogato quello come prima uscita. E se ti dicessi il nostro primo appuntamento da soli? Ma magari manco tu la sai la soluzione. No, infatti non la so neanch'io. Vabbè, questa non la sappiamo. 3. Qual è stata la tua prima impressione di me? Beh, vestita da uomo. Dai! Non è vero, perché la prima volta che mi hai visto non ero vestita da uomo, perché erano le prove non di regia. Beh, eri simpatica, eri un po' sopra le righe, quindi ti ho notata. Ero un po' sopra le righe, cioè ero simpatica. Era una bella ragazza, simpatica, sopra le righe, quindi ti ho notata. Ok. Quando hai incontrato la mia famiglia? Prima di fidanzarci. Perché? Era tipo... Appena prima del mio compleanno, no? Un 15 giorni prima del tuo compleanno, credo, una roba così. Sì. E sei venuto a casa mia a cantare. Sì. Ok, quindi. Quinta domanda. Ho qualche strana ossessione? Una. No, dai, sì. Beh, tu dinne 1/2, dai, massimo. Allora, vediamo. Devo cogliere qualcosa di interessante. Strana ossessione. Ah sì, non le si possono toccare i capelli bagnati. Non ho ancora capito il motivo, ma non le si possono toccare i capelli bagnati. No, mi dà un fastidio, non potete capire. Cioè, quando io esco dalla doccia, se qualcuno mi dà fastidio toccarmeli anche io da sola, è una roba che non sopporto. Cioè, vado in giro tipo così, paralizzata. E se qualcun altro me li tocca, ancora peggio. Cioè, è una roba che non sopporto. Poi, soffre il solletico sulla fronte. Cioè, non le si può toccare la fronte, perché altrimenti è una tragedia. Anche il getto dell'acqua della doccia fa il solletico, quindi nessuno la può sfiorare sulla fronte. Sei, da quanto tempo stiamo insieme? Vabbè, questo abbiamo già risposto prima. 7 anni il 20. Settima domanda. Avete una tradizione? Che quando siamo al mare facciamo colazione con la focaccia. Vabbè, sì, questa è una tradizione / ossessione. Eh. Di entrambi. 8.
Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Ma primo viaggio in macchina inteso viaggio per andare, non so, una vacanza oppure... Sì, viaggio... cioè non da casa mia allora alla facile, metropolitana. Allora facile, per andare a Gattiermare. Giusto. 9. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Lo sguardo. Veramente? Sì. Bene, grazie. Bene, grazie. 10. Vabbè, questo è facile. Qual è il mio ristorante preferito? E qui è a Moneglia, il Ciocco, una pizzeria. Siamo già andati 3 volte nel giro di 2 giorni, quindi sì. Non dico che pizza mangia, però... Vabbè, adesso lo devi dire. A parte che è una pizza grossa così, lei mangia una pizza che si chiama Daniela e non c'è mozzarella. Il bianco che si vede sulla mozzarella è aglio tritato. Okay? E il resto sono vari salumi. Allora, 11. Su quali argomenti litighiamo di più? Tutto. Sul cosa fare, cosa non fare, ci organizziamo per il weekend, lo facciamo, non lo facciamo, andiamo, prendiamo, si chiama, ecco, questo di solito il... L'amore non è bello se non è? Litigare. 12. Chi porta i pantaloni nella nostra relazione? Entrambi. Sì, dai. Cioè, a primo impatto... Poi alla fine si fa quello che vuole lei. Vabbè, ma questo tutte le donne, dai. Quindi tutti e due partiamo in pantaloni. 13. Se sto guardando la televisione, che cosa sto guardando? Uomini e donne. No, dai, non è vero perché quest'anno per esempio... Abito da sposa cercasi, chi veste la sposa, Temptation Island. Questo sì. Poi Ciao Darwin, poi... No, vabbè, Ciao Darwin, cioè perché lo guardiamo insieme. Poi Alta Infedeltà, insomma programmi di un certo spessore. Perché tu cos'è che programmi guardi? Vabbè. 14. C'è un cibo che non mi piace? Sì. Tipo? Ah, non mangia l'ananas. No, ma quello non perché non mi piace. Boh, gli spinaci? No, mi piace. I broccoli? No. Rotondi, verdi, piccoli. Ah, i piselli. 15. Che cosa ordino da bere quando mangio fuori? Tè freddo alla pesca. O acqua. Sì, dai, vero. 16. Che numero ho di scarpe? 36. No, questo errore l'avevi già fatto un'altra volta. Non 37, ho... se sì. Non è 36 è 37. No, vabbè. 37 barra 38, però 37. Oh. Vabbè, 36 è 36. 36 no. Già recentemente hai detto 36. 17, qual è il mio sandwich preferito? Tonno, pomodori e maionese. Sì, giusto, bravo. Sì, è vero. 18, vabbè. Che talento ho? Vabbè, sei una cantante. Che talento ho? Non che lavoro faccio. Il canto! Comunque mentre lui parla, questa è una magliettina di Shein che vi ho fatto vedere nel video haul. Vi lascio qua nelle schede il video se volete andare a vederlo. Vabbè dai, accettiamo come talento il canto. 19. Che cosa mangerei tutti i giorni se potessi? Focaccia. Sì, oppure? Pizza. Oppure? Oppure salame di cioccolato. Oppure? McDonald's. Oppure? Tutte robe sane. Quali sono i miei cereali preferiti? Le barchette della Kellogg's. Giusto. Oppure anche riso choc della Kellogg's. Proprio le barchette, effettivamente, sì. Giusto. 21. Qual è la mia musica preferita? Vabbè. Opera lirica. Sì, musica classica, diciamo, in generale. 22. Qual è la mia squadra preferita? L'Inter. Bravo. 23. Di che colore sono i miei occhi? Senza guardare. Castani. Giusto. Controllato. Mi ha guardato, dai. Controllato per vedere se l'ha detto giusto, se l'ha detto una cazzata. Dai, muoviti. 24. Chi sono i miei migliori amici? Attenzione, attenzione, migliori amici, mettetevi in ascolto. Vediamo se... Io? Sì, vabbè, dai, a parte te.
Allora, credo Sofia Sparta. Sì. Cioè, Sofì, ti prendo in giro, guarda. No, perché volevo dirlo giusto, no? Sì, e ho anche la... E ho anche, guardate. Guardate, questo me l'ha regalato Sofì, c'è scritto Best Friends. Quindi mi hanno detto Sofì. Matteo. Sì, e anche qua avrei un charm da farvi vedere. Che carino che è questo. Tutti gli altri glieli ho regalati io, peraltro. Non è vero, uno me l'hanno regalato Andre, Giuli. Ah, sì. Diciamo comunque, l'80%. Su questo c'è scritto Friends are the family you choose. Ah, dimenticavo totalmente l'inglese. Quindi, ah, Sofì, sì. Matte. Giulia. Sì. Poi, sì, basta. Dai, basta. Questi, poi ce ne ho tanti altri amici, Andre, Franci, tutti quelli. 25. C'è qualcosa che io faccio che tu vorresti che io non facessi? Che non mi obbligassi a fare i video. No, vabbè. No, perché tanto quando c'è qualcosa che non vuoi fare non la fai. Quindi. Eh sì. Vabbè, niente di particolare comunque, dai. 26. Questo è interessante. Da dove vengo? Qua mi devi dire dove sono nata e le origini dei miei quattro nonni, visto che ognuno ha origine diversa. Quindi io sono un quarto, un quarto, un quarto. Via. Ah, sei nata a Treviglio. Sì. Abiti in provincia di Milano. I nonni paterni, uno è di Chioggia e l'altra, la nonna, è di Bergamo. I nonni materni, la nonna è austriaca e il nonno è milanese. Austriaca di dove? Di Vienna. Ok, bravo. 27. Che torta mi prepareresti per il mio compleanno? Cheesecake. No! Errore! No, errore! Per il tuo compleanno 15 sì. giorni fa ti ho fatto la cheesecake. Ok, anche quella. Ah, la Sacher, va sì, bene. Sì, okay. Esatto, bravo. 28. Pratico qualche sport? Non più. Vabbè, quale praticavo allora, diciamo? Atletica leggera, leggera sì. Si dice. Salto in lungo. 29. Che cosa potrei fare per ore? Mangiare. Guardare Shein per scegliere i vestiti. Guardare cazzate, si può dire. Cazzate su dai, YouTube. Dai, anche suonare, cioè. Suonare, cantare, guardare film. No, serie TV no, perché poi dove pianti lì. Ultima domanda, 30. Se potessi vivere ovunque, dove andrei? A Moneglia. Sì, probabilmente sì. Oppure? Ma ogni volta mi dici, mi piacerebbe vivere a Bergamo, mi dici, per esempio. No, c'è un'altra cosa che ti dico sempre. A me piacerebbe andare lì. A Tenerife? Ah, poi? Basta, è finito, meno male. La tortura per Riccardo è finita. Fatemi sapere nei commenti se lo promuovete o lo bocciate. Seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Tessaroli. Iscrivetevi al canale, mettetemi un piccolo like di supporto se il video vi è piaciuto. E fatemi sapere se, visto che io ho torturato lui, se volete che lui torturi me. Esatto, la prossima volta tocca a me. Però le domande le scrivo io. No, le stesse. No, no, le scrivo io. Va bene, scrivi tu, va bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao.